Elena, non sono morto. Sorprendentemente parlando, no, sono ancora perfettamente vivo, vegeto. E i video purtroppo non sono stati fatti per 2 settimane di fila, forse anche di più, non ho nemmeno contato. D'altro canto, c'è un piccolo problema che mi blocca dal farli. Diamogli un'occhiata. Da come potete vedere ci sono gli spostamenti che stiamo facendo in casa, perciò la stanza dove solitamente registro è talmente piena come un uovo che i miei gatti si stanno attualmente divertendo a stare qui. Ivi, c'è stata talmente bella appollaiata per i fatti suoi. Mi piace questo cassetto, ci dorme dentro, non c'è problema. Vero? Vero. Angie, d'altro canto, mi piace giocare a nascondino fra di questi. Vero, Angie? Brava, continua pure. Questa è una webcam, l'hai già vista l'altra volta, mesi fa. Era ancora estate prima che arrivasse questo freddo. Ritornando a noi, ad ogni modo. Siamo vicini ad Halloween e come tale bisognava fare un'occasione speciale per questa, come l'anno scorso. Purtroppo non penso sarà possibile farlo, o almeno si può fare qualcosa. Quella cosa si chiama Soli nel buio, Halloween in the Dark. Sì, il secondo, finalmente ci arrivo. Non l'ho mai preso prima perché attualmente, prima vigevano le regole vecchie dell'UGO. Quindi se morivo in quel gioco dovevo terminare e sinceramente non mi andava. Adesso che non ci sono più quelle regole, tanto vale la pena giocarci, visto che in Halloween Dark 2 è molto facile schiattare come nulla. Almeno nel primo si poteva avere qualche possibilità. Diamoci da fare allora prima che si scarichi la batteria. Non ho nemmeno collegato il portatile, un caricabatterie. L'unica presa si trova talmente lontana e coperta di mobili che non posso fare niente. Sono riuscito a far partire il gioco, non ci credete, ho avuto qualche difficoltà. No, penso sia normale. Beh, per il momento non c'è musica perché non sono riuscito a inizializzarla, ma la prossima volta dovrei riuscire a fare qualcosa. Abbiamo un'introduzione molto più piena dell'altro gioco stavolta. Abbiamo un tizio che si infila. Ci sarà un party? Ci denti, ha faticato il tipo. Ottima guardia, non girarti nemmeno. È possibile che nessuno noti sto tizio che si sta facendo una passeggiata sui balconcini? Oh cielo, no, non lo notano proprio. Cacchio, ti fa prendere un infarto, sai? Chi era? Questo è peggio dell'altro, orrore. I suoi occhi sono così grandi. Questa grafica vettoriale è uno spavento totale. E spari in bollicine. Tanto per fare. La sua 38? Era ora che se la portasse appresso. Nell'altra avventura si era completamente lasciata al posto di lavoro. Silent Hill 007, mi chiamo Edward Kelly. Bei disegni però.
di cui quasi nessuno verrà veramente presentato nel gioco. Quasi. Due giorni dopo. Ci credo che ci ha messo 2 giorni ad arrivare lì. Quel taxi si muove a pedali. Metti la seconda! Coglione. Che gli stai facendo il biglietto da visita? Calbi è diventato un venditore porta a porta. Ha fatto progressi. Oh beh. Gli lascio qui il pacco, chi se ne frega. Accidenti, Calbi. Sei diventato un terrorista. Siede qui lo squillo di tomba del padrino. Ah sì, c'è la protezione. Scusate un secondo. Da non crederci, ma ho dovuto attualmente scaricare un crack per un gioco di 20 anni fa quasi. No, più che altro anche il mio disco, però per fare di fretta oggi ho praticamente preso una versione così scaricata dalla rete. Perciò non si sente nemmeno la musica. O forse potrei attivarla da qui, ma non si sente nulla. Quindi dovrò per forza trovare il mio CD e inizializzarlo qui se ci riesco. Anche perché le musiche non sono niente male. Ad ogni modo. Torniamo alle nostre avventure. 2 giorni dopo. Sì, sono ancora qui. Vediamo un po' in cosa si è evoluto Calbi. Ha portato la sua pistoletta con sole 6 munizioni, nemmeno altre munizioni di ricambio. E adesso ha imparato nuove potentissime mosse. Ed è anche diventato miracoloso. Dun, dun. Sa colpire l'aria. Adesso sa davvero usare la testa. È andato. Non dovevo lasciare quella valigetta lì. Prendere. E adesso sì, adesso è ovvio che non è più profumo, ma è liquore, whisky. Da mangiare o da bere, entrambe le cose possibilmente. Yay! Un salto di 60 di salute. Allora dovete sapere che qui adesso il gioco si fa molto più difficile perché i mostri non si limiteranno affatto a colpirci come i mostri dell'altro gioco. Piuttosto ci spareranno a vista. Sì, sono non morti. Particolarmente abili nel loro lavoro pure. Adesso la Thompson è ricaricata. Un mitragliatore in Alone in the Dark. Non sembra vero, ma è così. Ecco, chi se ne frega? Il mio amico Stryker è entrato di... Perché a Stryker questo non è successo? Perché c'è tutta sta gente? Oh, meraviglioso. Thompson. Non si sposterà da lì, vero? Oh no! da come potete vedere non sono nemmeno tanto intelligenti. Tutt'altro. Adesso? Sì, e non finiscono mai le munizioni. Dai! Merita! Spara, spara, spara! Ta-ta-ta-ta-ta. Non è facile questo gioco, per niente. E non tutti lasciano la salute a terra. Quindi stiamo a posto. Allora, in questa parte c'è un piccolo trucco che scoprì da bimbo. Mi sono accorto che fu pubblicato solo molti anni dopo. Praticamente c'è un angolino lì sotto che permette di arrivare subito alla seconda parte di questo livello, se vogliamo. Però facciamo i bravi e cerchiamo di prendere tutta la parte difficile che cos'è sto livello. Striker. Così come nel primo gioco ci sta l'inquadratura intelligente. Ti prenderò! Sono qua giù, Hey vienimi! you. Oh no. No, 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 no.
Aspetta. Oddio. Ah. Hanno sempre comunque un modo per trovare e spararti. E da come potete vedere sono già a 36 di salute. Non è pazzesco? Sì, crepa, su, fammi vedere cosa c'hai. Piano, eh. Una foto, meraviglioso, con questa posso risanare 10 punti salute mangiandomela, come no? Leggiamo, o vediamo. Sicuramente sarà una bella riunione di famiglia. Salviamo adesso. Perché adesso mi è permesso farlo. Evviva! Oh, che sollievo! Cosa c'è da queste parti? Nulla. Solo una stanza preparata per quello di prima. No, Morning, sir. buongiorno a te! Ah, non si vede niente! Tornate in inquadratura! Come faccio? Vai, Thompson! Ah, la mia Thompson scarica. A posto. Adesso sono rimasto solo con la pistoletta. Oh, benissimo, ricaricato. È una borraccia. È Natale. Ricarichiamo la Thompson. Vai. Va molto meglio. Basta che ci ubriachiamo. Morning, sir. Mi sembrava, no, 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 un attimo, sono innocente, ho ammazzato tutti i tuoi compari, ma innocente sono. Questa l'ho scampata proprio. Crepa su, mamma mia, ci mettono tanto di quella enfasi nel morire questi qua, non potrebbero semplicemente cadere a terra e papuff. Hey, you. Un'azione! Un attimo, un secondo! Spara, Carby! Ma quando ci metti a... lo vedete? Lo vedete? Ma fregato! Ma fregato! Che troia! Bravissima l'inquadratura! Porca inquadratura! Questo gioco è un inferno! Corri, Carby! Ma per favore, Carby! Sono a 4 di vita, no, è impossibile continuare. Oh. Da come potete vedere, in bassa salute Carby diventa anche così un barbone da strada. E guardate il risultato, un libro, meraviglioso, cioè... Questi giochi di Alone in the Dark avevano questi tanti testi da leggere. Vuoi il equipaggio del fiero, tre albi, fai un Dutchman. Nessuno conosce l'acqua del mare. Almeno sono 2 pagine. Due pagine, 2 pagine, sono morto, insomma, cioè, io ricarico, non me ne frega, io ricarico. Vediamo, qua l'avevo crepata, questo. Prendiamo la nostra cara Thompson con poche munizioni, ma c'è l'altro signorotto qua sotto che fra poco dovrei incontrare. Allora? Hey you. Io! No! Questo è anche ricchione, aiuto! Mi vuole violentare grave questo. Dannazione, Carby! Questa revolver non fa niente! Vabbè, vale quanto 3 colpi di questa la Thompson, lo so. Calmi, però quando devi premere che scarica la tomba sono sempre una specie di mitragliatore te stesso. Non aveva una ricarica sto tizio? Sapete cosa vi dico io? A questo adesso lo evito. Corro via così, dritto. E non me ne frega di nulla a nessuno. Cosa c'è qui? Un grappino! Hey you. Che ca... Due? No, 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 non ditemi che sono 2 persone che mi ammazzo direttamente. Non vedo nessuno. A parte questi 2 uccelli che fanno parte del gioco, Hi quindi... guy. No!
Salve signore! Salve! No! Ah! Sì, sparate pure! Ma che diavolo! Ecco, adesso come potete vedere, era un bel game over, dovevo già abbandonare, ma chi se ne frega, io continuerò a soffrire per voi! Questo devo andare qua direttamente. Morning, sir. No! Questa è sicuramente la strada sbagliata. Corri, corri! Calmi! Cioè, io questo come posso colpirlo se non lo riesco a vedere nemmeno? Si può sapere come lo fai? Non lo sento nemmeno più. Un attimo! Calmi, calmi, corri! Cioè, ma è impossibile! Ma potrebbe almeno seguirmi fuori? Yuhu! Ehi! Miau. Perché te ne vai a quel paese, brutto figlio di... grazie, Angie. Grazie. Le coccole di un gatto sono molto incoraggianti. Dunque, vediamo un po' di ricominciare la sofferenza di sto gioco. Allora, adesso io arrivo all'angolo. E non sento nessuno. Non si sente nessuno. Morning, Ah! sir. No, non è possibile sta cosa! Come faccio? Oh mio Dio! Allora in The Dark! Come ti sei rovinato? Hey you. E io? Cosa ci fai qui tutto solo, gioia? Adesso dimmi cosa dovrei fare. Calma, calmi, sei più nervoso di me in questo momento. Bang. Bang. Muori! Sono finite le pallottole! Che palle le pallottole! Potresti almeno fermarti a caricare almeno un secondo ogni tanto, sai? Quell'arma ha bisogno di munizioni, come le mie. Cioè, io almeno le ho finite. C'è qualcosa qui? Qualche munizione? C'è una cosa? Sì, adesso mi picco, è meglio. Cioè, lei si può rimanere così a beccarle e basta. Non c'è qualcosa? No, no, non c'è nemmeno che sia una cosa della difficoltà. Almeno a venire dal carrello si sistemarono con un selettore di difficoltà, ma questo proprio no. Questo proprio è incorreggibile. Morning, sir. Salve. Buongiorno. No, fammi sentire ancora. Adesso lo utilizzi normale, ma quando si scarica appena scarico cominci a fare il pazzo, Calbi. Oh, gioia. Era questo quello che aveva le munizioni della borraccia. Memoria malandrina. Ottimo. Allora, questa carta dovrebbe significare qualcosa, come quella in cui mi sono messo a pucciare, che mi sono preso una scossa del dio biondo e sono morto direttamente fra quei due che arrivavano. Ma come si fa poi? Cioè, non ho nemmeno le munizioni per ammazzarli tutti, sono semplicemente troppi. Ma sarà questo evidentemente il concetto di orrore di sopravvivenza Morning, che... sir. Buongiorno. Thompson? Non riesco a spararmi pure due volte pure non pompando l'arma. Aimbot, aimbot. Dannati aimbot. Tutti che barano con gli script, i plugin. Dove si apre qua? Hi, guy. Da un altro! No! Carità, no, no, no. Che cacchio? Ehi!
un trucco qui. Hey, Cos'è? you. Per favore, basta, nemici, ne piovono dal cielo. Oh mio Dio. È crepato. Wow, questo fa il salterino pure quanto schiatta. Melodrammatico, su, crepa. Una borraccia. Minchia, meraviglioso. Meglio ubriacarsi prima di morire. Ah, molto meglio. Io salvo qui. Vediamo un po' cosa abbiamo davanti a noi. Oh, quelle non sembrano. No, non le posso passare. Probabilmente hanno un insta-kill da far Dio biondo proprio. Cosa abbiamo per di qua? Hi, guy. Un altro. Hi, guy. Salve, signore. No, no. Un attimo, prendo la mia Thompson dalla mia giacca qui. Quindi tre scariche. Una revolver con solo 6 pallotte. Non basteranno ad ammazzare sto tipo. Ecco che mi ha fregato. No, no. Un secondo. Ma che cazzo è questo? Sì, mi sono finite anche. Palle mie. Carica. Scommetto che sarà in molte parti sto gioco. In tantissime parti, assurdamente tante parti. Evidentemente questo è il tipo che prima mi ha acchiappato. Sta tentando di raggiungermi attraverso la scorciatoia. Se faccio così. No, Angie, sto giocando. Faccio così. Vieni qui. Vorrei farlo incastrare qui così non mi segue poi. Cioè, non so se ha nemmeno un oggetto vitale sto qua, ma. Perché è tutto così pericoloso adesso? Almeno in Alone in the Dark 1 avevo paura di qualcosa. Tipo, che so, un mostro all'improvviso. Hey, Questi you. qui invece ti fai sotto perché qua i nemici piovono dal cielo. Ehi, hey, io. Ivi, se fai cadere qualcosa. Ivi. Mamma mia, Ivi. Sto giocando qui, mi fai cadere tutto. Con tutti i portatili, un nemico che sta venendo qui. Ti vado a tagliare di mezzo tu. Dai, 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 dai. Revolver. Non è possibile, l'ho colpito. Che cazzo sto muovendo? Oh mio Dio, Alone in the Dark 2. C'è una specie di angolo invisibile qui. Ho finito di nuovo le munizioni, ma com'è possibile sta cosa? Sto sbagliando qualcosa io? Ma dovrei fare come Solid Snake? Wow, l'ho evitato. Ivi, Ivi, Ivi. Ho pure i gatti che mi stanno praticamente andando contro con le loro malefiche intenzioni. Un secondo solo, eh. Ivi. Ivi, no, 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 no. Miccia. Questo cassetto è instabile. Non senti come si muove? Quanto pesa questo? Dio bon. Cioè, ecco, così pare più stabile. Mamma mia, sti gatti. Scusatemi. La batteria è ancora abbastanza carica. Posso durare ancora un po'. Allora, io ho visto. Sì, qui c'è il grappino. Ecco, questo sicuramente è buono. Ah, pensavo che sto per morire. Che abbiamo qui? Vedo qualcosa di bellissimo. Beh, questo non sembra avere un'arma. Adesso lo picchio. Questo non mi sta facendo niente. Ok, bene così. Io bevo allora. Fanculo. Ma sul serio, questo qua chi serve? Ride. Non uso uno scare jump. Ci sarà uno scare jump in questo gioco? Lasciami stare, stalker. Ma che ti ridi?
Un pezzo di taccuino. Che c'è scritto? Non è il pezzo che manca, perché cosa? Calmi, se tu stai lì che allora io sarò di Sounders, stata di Jack. Beh, è tagliato in due, quindi no. Togliti di mezzo. Cioè, ma chi l'hanno messo a fare sto rincoglionito? L'hanno messo a fare? Non fa niente se non ridere. Cioè io per spizzolo non lo sto colpendo perché diamine. Mi sta cominciando a fare innervosire. Cerca di ostacolarmi in tutti i modi questo. Ma se deve seguirmi allora? Che non vai, tipo, che ne so, lontano qui, appunto. Io posso correre e poi solo camminare, appunto. Ehi, un fante di quadri in metallo. Che servirà mai? Non lo so. Non ho aprire. Ah, non ho più aprire. In questo gioco non c'è più aprire. Quindi il baule rimane lì. Magari ci poteva. Cacchio. Cos'è quello? Oh mio Dio. Cosa c'ho qui? Cioè, non c'è nulla là? Cioè, è apparsa sta cosa da nulla. Ho capito a cosa servi tu. Capito benissimo, dannazione a te. E ora? Come faccio? Questo mi ostacola e lì c'è sto bastardo là sotto. Oddio, forse se mi metto fra di loro due fanno come è successo all'inizio del gioco, quello col mitra, eccetera. La mia fine è vicina, aiuto. Non voglio morire. No, non mi dire che sono rimasti incastrati. Ehi, sì, vabbè, senti, ma mi sono rotto proprio. Crepa! Crepate! Andate tutti a quel non mi sono fatto molto male. Questo pare invincibile. Secondo me, allora, forse ho capito come funziona sto coso. Se posso chiamarlo, come si dice? Enigma. Ah no, potevo pure picchiarlo. Ma probabilmente la soluzione era questa, dovevo far abbattere questa specie di spettro contro quella specie di ubriacone che... E allora si riusciva a questo. Si dà il caso però che è rimasta incastrata. Adesso Carby ha anche nuove mosse per la spada, è diventato un maestro spadaccino, guardatelo come si muove, è un grande spadaccino. Solo che non può più deflettere le spadate. Attacca solo adesso. È solo offensivo, Calbi. Insulta tutti. Adesso che prova una spada dovrei avere qualche più possibilità per... vabbè, grazie. Qualche possibilità in più per i nemici. Salviamo, tanto ho perso ancora altri punti vita, una marea di punti vita in sta cosa, comunque. Ci ho perso anche fin troppo tempo. Sì, grazie, grazie. Corri, Calbi. Questo qua non si è accorto della nostra presenza. Vediamo come funziona la nostra nuova arma. Molto male. Molto male. Non è una mossa rapida, Carmi. Qualcosa di molto rapido con cui attaccare, no? No, non ci siamo, non ci siamo. Adesso io cerco di salire. Arriva questo qui che si accorge in ritardo di me. Io scappo. Vediamo se ci riesco a farlo di nuovo, perché ci ero riuscito a un certo punto.
non si fa male più. Guardate come ritento sempre le stesse cose. Mi vedete farlo fare un sacco di volte, penso. Oh, che male i piedi. Ah, da 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 da. Io ci provo per un'ultima volta, poi chi si è visto si è visto. Ecco, il problema è questo, che dovrei riuscire a metterlo contro il muro per riuscire a farlo. Oh, ci sono riuscito, mi sono fatto solo un po' male, vabbè, buono stesso. Per riuscire a fare questa cosa, così che piantandolo contro il muro lo colpisco ripetutamente e non può spararmi più. E non mi lascia un bel niente. Pff, che spreco, che spreco. Che enorme spreco di tempo. Ma mi avete tutto Hi, un... guy. Non è possibile sta cosa. Corri, cambi. Senti, se non corri, questo ti ammazza chiaramente e non puoi fare più niente. La cosa è che non si possono nemmeno più lanciare gli oggetti, quindi non si può comunque tentare di ammazzare i nemici tirando gli oggetti addosso. Hanno pure sistemato sta cosa, no? Eppure sarebbe stato molto utile adesso, perché sono senza munizioni. Comunque non è tanto utile perché non riesco a fare la mossa, questi prendono e mi sparano. Che vorrei vedere se non c'hanno qualche oggetto utile per me, quello è il punto, perché altrimenti se magari hanno un oggetto che mi serve, non ci vado poi più avanti e mi manco fregato. Che sofferenza. Sì, anche io sto molto male, Carvi. Vediamo se qui riesco a fare qualcosa. Vieni, vieni, vieni. Che bello. Riescono sempre a colpirti almeno più di una volta. Cioè, non so come ho fatto qui adesso. E comunque non ne basta la pena. Come potete vedere, insomma, posso colpire quante volte voglio, ma per ammazzarli ce ne vuole. Guarda, sono 8 di vita. No, no, no. Mi lascia almeno qualcosa di buono. Se non mi lascia niente di buono, lascio stare, ricarico e lo evito. Un libro. Sì, Calbi, sono del tuo stesso umore. Un libro. No, cammina. Se ben ricordo queste roba del The Flying Dutchman o quello che è che praticamente vi spiegano alcuni membri speciali del gioco che incontrerete, sì, una specie di mini boss dei nemici particolari che dovete abbattere in particolari modi, almeno per quanto riguarda alcuni. Beh, l'ho evitato tranquillamente. Vediamo un po'. Sono un po' perso. Sono tornato indietro. Oh, cacchio, cacchio, cacchio. Corri, 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 corri. Non te ne importare della serpe, Cammy. Non ci sono serpenti nella tua vita. Continua a correre, ma con cazzo non c'è niente e nessuno qui. Alone in the dark. La fine. Corri, Cammy. Un giorno vedrai la luce. Allora, qui è inutile, di là si torna indietro, di qua. Lì c'è la scorciatoia. Ah, sì, c'erano quelle specie di rami. Probabilmente con la spada riuscirò a spezzarlo. No. Ehi, c'è un caricatore qui. Oh gioia, oh gioia, oh bella giornata. Thompson, adesso vieni qui. Vieni pure. Vieni, vieni. Sta. No, non voglio sprecare munizioni. Vi dirò, cioè, mi sta facendo diventare paranoico sto gioco a un livello che non avete idea. So, cade a terra. Oh, sono morto. Dammi sto libro. Basta, andiamo per la nostra via. E chi si è visto, si è visto. Ora, dovrei raggiungere quel punto lì. Vediamo un po'.
ovviamente ci sono quei rami. Ecco, ora che ho preso questa sciabola, magari dovrei riuscire a fare qualcosa, tipo a tagliarla, eccetera. Un po' come succedeva con il pirata di Alone in the Dark 1. Non ha funzionato. Forse mi sono avvicinato troppo. Ma quanto mi devo avvicinare? Oh, ha funzionato. Sei ringraziato il cielo, veramente. Vedo qualcosa di... Sì, grazie. Come è rotta? Non è che mi è stato utilissimo, ma poteva almeno darmi un danno in più. Nervi, nervi. Io vedo qualcosa di fermo, penso sia un nemico sicuramente. Non aspetta altro che inceda lì. Hi. No! 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 Cioè, che cacchio è sta roba? Hi. Cioè, proprio aspetta all'angolo! Chi è questo? C'è scritto qui chi è questo? Cassa a pescare dei pesci stordendo da quel momento vicinamente la sua arma preferita, imbarcato come medico di bordo. Medic! Non c'è scritto che so qualche debolezza. Un tecame d'acciaio, non ci sono scritte. Che cazzo? Non mi serve a niente sto libro! Bellissima inquadratura per sparare a sto tizio. Vado stile all'inferno. Eh sì, perché si è cucinato da solo adesso. È andato via un boss. Un mini boss. Il peggior boss della storia. Che c'è qui? Grazie, gioco. Calmi, ricorda, non si dice... Si dice... Ah, come facevi nel primo gioco. Questo è questo? È una specie di porta chiusa. Ci deve essere qualcosa che... Ah sì, era nella foto, mi pare. Già, era proprio qui che è stata fatta la foto. C'è qualche posizione particolare o... non vedo nessun oggetto nel pilastro. Forse c'entra qualcosa con appunto la statua in sé. Perché c'è scritto appunto foto della statua. Penso che il gioco lo faccia apposta. Sì, ho notato bene allora. È la posizione del braccio. Quindi se è lì era aperto, significa qualcosa che si collega con i bracci, evidentemente. Ho un grappino. E ho un pezzo di corda e si è legato da solo. Perfetto, magico grappino. Allora... Ben mente, dovrò utilizzare questo per aggiustare la statua. Correggo. Bene. Wow, Carby. Vorresti essere così bravo nel combattere, magari. Whee! Adesso scendi, su. Chissà cosa c'è lì sotto. 1000 nemici. E io con 10 munizioni. Carvi! Oh mio Dio! Per poco non sei crepato! Dove sono? Ho perso... Sono rimasto senza armi! Sul serio? Oh mio Dio! Poteva essere più difficile sto gioco, che è questo? Una moneta da 5 cent! Wow, sono ricco! Piano, potrei cadere da qui. Una manovella. Un sacchetto di carta. Ok. Quale altro oggetto inutile abbiamo qui a parte la manovella? Oh, Striker. Ancora pipe. Striker crepato. Ma Striker l'hanno ucciso. Questo me la pagheranno. Perché l'hanno abbandonato qui poi? Cioè, proprio nell'angolino. Uniamo il taccuino. Vediamo cosa ha da dire Striker per noi. Stai leggendo queste righe? Allora io sarò morto. Sì, basta leggere qualcosa che automaticamente uno è morto.
leggendo questo, io sono morto. Pum. La figlia di Santa è stata vita, non è legge, contrariamente a quanto è scritto, John Codone è un mostro. Sono andato dal gioco della morte, zeppa di passaggi segreti, me ne sono accorto. E zeppa non solo di passaggi segreti, Striker, penso tutto ne sia accorto comunque. Almeno le nostre partite a poker, sì. Carmi non deve essere molto fortunato. Carmi, elimina questa calogna, riporta la ragazza, se ne sei capace. E te, pokerolli, evo superi. Questo era il maestro di Carmi? Su serio? Wow! Ah, sai cosa? Questo è ciò che ne penso. Sei fatto decisamente bene, Calvi. Mamma mia, sei fatto bene. Adesso, cosa abbiamo qui? Non si apre. Cosa qui? Una manovella, non penso sia funzioni come serratura. Nemmeno una moneta 5 cent, a meno che non sia per le viti. Cioè, non mi sembra abbia delle viti. No. Immaginare l'utilizzare. Cos'è questo? Calbi, che stai facendo? Oh, forse ho capito. Non era da leggere quella roba. Cos'è questo pure? Ma cosa? Ma comunque. Forse ho capito, se dietro c'è una chiave chiaramente si sì, cura più dovrebbe funzionare, è abbastanza piccolo mi sa, no? È un vecchio trucco utile, utile, non funziona comunque. Adesso si può leggere il giornale, legge in virtù di questo fatto sto scritto da me, sì, non vedo, questa è una pagina di giornale più chiara che io abbia mai visto. Rappresentante forza scusa, contraggo un tipo di mortalità revocabile ogni 100 anni. Giuro per tentare l'obbedienza del mio maestro, se questo momento fosse distrutto in mia presenza, se dovessi morire, il mio calore mi aspiri per 2 giorni. Attivare l'organo di 1724, ma questi tizi hanno visto di tutto, la prima, la seconda guerra mondiale, potrebbero essere delle enciclopedie viventi ormai. E pensano a far progressi nel mondo lavorativo, rapendo bambine. Magnifico. Hanno già capito come funziona il mondo. Ok, andiamo. Cosa abbiamo qui adesso? Mi è familiare per qualche motivo sto posto. Ah, certo, la parte del game over. Sì, questo me lo ricordo da bambino quando ci ho giocato. C'era questa cosa da fare, adesso ve lo faccio vedere. Dunque, se ricordo bene, bisognava se... sacchetto di carta, perché c'è questo qua che si sta facendo un pisolino. Se andate davanti vi vede. E non è consigliabile abbattere i nemici, avete visto anche voi quanto è pericoloso farlo. È possibile attualmente questo ammazzarlo in un colpo solo. Adesso vi faccio vedere come. Pen! Hi, guy! Sì, perché quando scoppia un sacchetto si dice sempre ciao! Wow, che salto! Uno scritto, un fucile a pompa e una borraccia! Vedete, insomma, che vi premia il gioco per essere stati furbi e per ricordare le cose che avete già completato in passato. Non è meraviglioso? Ok, la mia batteria comunque segna che sono quasi al termine. Ho fatto comunque più di mezz'ora, quasi 40, quasi un'ora di gioco praticamente. Direi che può bastare. Vai Cabby! Bomba!